Il servizio giustizia a Milano è a rischio di paralisi, è diminuito il personale magistrati in misura significativa, è diminuito in modo drastico il numero del personale amministrativo. Aggiungiamo che questione che sembra non creare molta attenzione all'esterno, che nell'anno prossimo non è previsto soltanto la tradizionale fiera degli obei, ma è prevista una cosa che si chiama esposizione universale, che secondo alcune previsioni porterebbe ad alcune, si diceva 10 milioni di visitatori, mi pare che siano stati venduti finora 7 milioni di biglietti. Si arriverà in alcuni momenti di punta ad avere 300 o 400 mila persone in più presenti giornalmente nell'area milanese, cioè il numero di persone sulle quali si costruisce in Italia un tribunale di medio livello. La situazione del personale amministrativo è quella che è, il Ministero non ha dato alcuna risposta per quanto riguarda il ripristino dell'organico dei 5 posti di sostituto soppressi. A livello di Consiglio Superiore è stato assicurato, ma vedremo poi in concreto, un piccolo incremento nell'organico con un prossimo bando di concorso. Naturalmente anche qui dipenderà dai tempi di attuazione. Expo non significa soltanto ovviamente che i borseggiatori di mezzo mondo troveranno qui il loro luogo di lavoro prediletto, ma la semplice presenza di alcune decine di migliaia di persone, dicevo si calcolava intorno a 200-300 mila persone presenti al giorno in più, è ineluttabilmente fonte di aggravio anche sulle strutture giudiziarie.